In diretta dalla Fiera dell'Editoria di Milano, Tempo di Libri, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Donato Grassi. Ciao, benvenuto Donato. Grazie. Storia di un uomo innamorato della vita. È proprio questo il segreto, forse, Donato, essere veramente tanto innamorati della vita. È vero. Si potrebbe dire che forse oggi non tutti lo sono così tanto? Forse alcuni sì, sono arrabbiati con la vita. Sono un po' arrabbiati perché non so che cosa vorrebbero. Vogliono forse l'impossibile dalla vita. Invece va amata per quello che ci dà. Sì, va amata uno che si sa accontentare di ciò che la vita ti dà. Lo gioisci ancora di più quello che hai e non chiedere l'impossibile. Esatto, anche perché forse in effetti la vita stessa è un dono. È un dono di Dio che va apprezzato. Va apprezzato e, ripeto, per uno che si accontenta, come ho fatto io, che mi sono sempre accontentato di ciò che la vita mi ha dato e sono ricco. Senza soldi, attenzione. Non perché non soldi. È questa la vera ricchezza, no? Non è quella materiale la vera ricchezza. No, no. E difatti per questo io non ho mai giocato, perché la mia ricchezza è il posto di lavoro. Perché devo giocare? Certo. Per avere di più? No. E il di più non mi serve e allora non ho mai giocato. E allora Donato... tutti potremmo essere ricchi se esatto. Lo vogliamo. Bene. Se lo vogliamo, accontentarsi di ciò che Dio ti dà, di ciò che l'opportunità di lavoro ti dà. Accontentati e vedi che sei ricco. Parliamo un po' di te, cominciamo parlando di te, per arrivare al tuo libro e al perché l'hai scritto. Sì, io ho scritto questo libro perché esperienze di vita vissuta e non li volevo abbandonare a se stesso, volevo trasmetterle ai giovani, ai miei nipoti del mondo, che possono usufruire della mia esperienza cercando di non fare gli stessi errori che ho fatto io. Li chiami i nipoti del mondo perché per te sono i giovani. Che sono i giovani, sì, sì. Nipoti miei siete voi. sì. Ed è a loro che vuoi trasmettere questo messaggio, messaggio di? Di amare la vita, amare la vita com'è. E anche questo, avere la forza sempre di rialzarsi. Avere la forza di rialzarsi e nei momenti difficili tenere presente che non sarà, non può essere sempre difficile, arriverà periodo di quello buono. Certo, certo. Perché bisogna come i temporali fanno la loro parte, ma poi arriva il tempo bello e così è nella vita, non può andare sempre bene e come non va sempre male, per fortuna. per fortuna. Torniamo un attimino a te, tu decidi di scrivere questo libro, quanto tempo fa hai iniziato a scrivere? Allora, io ho iniziato a pensare di scrivere quando ho lasciato il lavoro, perché finché lavoravo non potevo, non avevo la forza fisica per poterlo fare, perché stanco di lavoro devi solo dormire per ricominciare. Poi sono andato in pensione e ho avuto la possibilità di stare meno stanco. Allora la notte che non riuscivo a dormire, certo. Mi spegnendo le luci, spegnendo i rumori, mi venivano fuori le mie idee e mi alzavo e scrivevo di notte. L'ho scritto questo libro di notte. Perché eri solo? E mi ha aiutato, sì, perché ero solo e perché quelle idee... Avevo paura che svanivano nel nulla, li volevo far restare perché sentivo che potevano essere di aiuto ai giovani. Quali tra queste esperienze sono raccontate nel tuo libro? Come, ripeti? Quali? Citiamo qualcuna delle esperienze che tu vuoi trasmettere, qualcuna delle esperienze che ti sono capitate, che tu hai citato nel libro. Allora, le esperienze...
sono quelli che diciamo ti è andata una cosa male e allora hai avuto la forza di sopportarla questa cosa e poi i giorni dopo hai visto che non era proprio tutto nero ma era grigio, andando avanti è diventato bianco. Perché certe volte nella vita sembra che tutto è nero, però poi se hai la forza di alzarti la mattina, iniziare quello che ti spetta di fare, te ne accorgi che quel nero non era proprio nero, era grigio. E se continui ad andare avanti, incontri magari una persona che ti vuole bene, ti aiuta a dire, ma vedi che quel grigio non è proprio grigio, quello è quasi bianco. Ah sì, è vero, perché è l'amore che ti fa sopportare i momenti difficili, l'amore. L'amore della famiglia se c'è, se non c'è anche l'amore degli amici che ti sostengono nei momenti difficili. Tu prima, mentre parlavamo un po' tra di noi, mi hai detto io non credo alle volte fino in fondo all'amicizia, alle volte invece in realtà non esiste l'amicizia. Allora, l'amicizia quando stai in difficoltà non è che ti aiuta giusto per la parola, ma poi alla fine sei solo. Certo. Perché se inviti gli amici a mangiare, stai sicuro che senza che gli insegni la strada, se la trovano la strada per venirti a trovare. Ma quando cadi in disgrazia, purtroppo, non conoscono più la strada per casa tua. Casa tua. Quindi infatti diciamo che quando ti trovi in disgrazia, quando ti trovi in difficoltà, la vera forza la devi trovare in te stesso, sì, non negli altri. In te stesso oppure a amici nuovi che puoi incontrare per strada, mentre esci, ti devi alzare e andare avanti. E mentre cammini puoi incontrare un amico che ti supporta. Di quelli vecchi, state sicuri che ti hanno già scartato, perché se devono venire per aiutarti, non ci vengono. Allora, se lo trovi per strada, e ci sono gente per strada che vedono che stai male, perché si legge in faccia che se stai male, ti dicono che c'è, vabbè, non ci pensare che il grigio che vedi non è proprio grigio, quello se vai avanti diventa bianco, e poi tu cominci a avere fiducia del mondo, ma non quello di ieri, quello che trovi avanti. Ecco, questo è quello che io sono certo al 100% che l'ho passato. Gli amici del passato, nessuno è venuto in soccorso. Siete sicuri che non viene nessuno, che sanno che ti devono venire ad aiutare. E certo. Allora, che me ne frega a me? E invece i parenti? E i parenti lo stessa cosa. Sei rimasto un po' deluso. Vedi, questo forse è il messaggio, no? Dire sì, sono rimasto deluso, ma nonostante ciò io continuo a credere nel bene e nell'amore. Sì, perché l'amore vince su tutto. E questo è il titolo, e questo è il messaggio, e questo rimane nel mio pensiero. L'amore vince su tutto. Gli amici vecchi se ne vanno, i parenti non ci sono, ma ci saranno altri amici che incontrerai per strada se vai avanti. Se ti stai fermo è sicuro che non incontri nessuno, ma se vai avanti, man mano che cammini, troverai chi ti supporta. Sì. A perché... chi ti sei ispirato? Perdonami, ti ho interrotto. No, perché voglio dire, ci vuole poco a capire che uno sta male, e se un altro che ti vede c'è animo buono, non ci vuole niente che si affianga e dice che c'è. Lo dovremmo fare tutti. Io lo faccio, non so voi, fatelo anche voi. A chi ti sei ispirato per questo libro? Mi sono ispirato a questo Luca Bianchini,
che è uno scrittore che scrive a storia di amore. Siccome io amo la vita, amo l'amore, amo l'amore. E che l'amore cancella tutti i peccati passati. Perché chi si attacca ai peccati, agli sbagli passati, non ama la vita, ama pettegolare. Capito? Che cosa succede? Perché chi ti dice tu ieri hai detto, significa che lui non vuole amare, vuole pettegolare. Che se no ti dice che c'è oggi, non quel che hai detto ieri. Quello che hai detto ieri è passato, il passato non costruisce ma distrugge il passato. Si costruisce da oggi che dobbiamo fare domani. Quella è costruzione, quello è amore. Amore è sicuramente un concetto universale, tu immagino lo abbia provato. Sì. Hai provato esperienza. Dei grandi amori, hai vissuto dei grandi amori sì, nella tua vita. Amore per la famiglia. Amore, l'amore che ti travolge. Amore dei figli è imparagonabile. Amore dei nipoti è una cosa immensa, non c'è paragone altro per l'amore della famiglia, dei nipoti. Noi grandi, se non avessimo i nipoti, ma che camperemmo a fare, voglio dire, sono loro che ci danno la forza ad andare avanti. Insomma, amore, amore, tanto amore. Amore, e se questa parola si diffonde, staremo meglio tutti. Si può perdere la testa per amore? No, la testa si perde per amore, ma per una serata. Ma se non c'è, il giorno dopo, l'amore certo. È svanito. Allora era un fuoco di paglia, non era vero sì, amore. Sì, sì, e i fuochi di paglia possono essere paragonati a un'attrazione sessuale che non c'entra con l'amore. Si può amare anche un amico, si esatto. Può amare un'amica, amare. Esatto, nel senso, esatto. Non... avere rapporti, il rapporto è un'altra cosa, esatto. L'amore con il rapporto sono due cose separate, è una forma immensa di bene, potremmo dire l'amore sì, perché una persona ti può piacere fisicamente ma magari non ti ama, che te ne fai? E invece una magari brutta che ti ama diventa bella alla fine. Certo. Amore per la famiglia, ci raccontavamo sempre prima, tu mi dicevi l'importante è sempre la famiglia deve essere unita. La famiglia deve essere unita. Se hai la fortuna che la famiglia ti vuole bene, ma se manca il bene della famiglia, tu lì devi essere forte, che comunque devi andare avanti. Certo. E alla fine il contesto del libro, il significato di questo libro è proprio quello. Non scoraggiatevi neanche se dovesse mancare il bene della famiglia. Comunque l'amore lo troverai se vai avanti, ma se ti fermi non lo trovi l'amore. Certo. Alcuni tuoi amici già l'hanno letto. I miei amici sì, l'hanno letto e hanno detto che non riescono a fermarsi, lo vogliono leggere tutti, tutto il libro. Tutto d'un fiato. Sì. E sì. Allora non ci resta che fare questo, leggerlo tutto d'un fiato. Grazie Donato Grassi per essere stato con noi, Storia di un uomo innamorato della vita. Grazie a voi.